Impariamo a salvare una vita, cerchiamo di capire come si fa. Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Cirulli, sono un informatico e abbiamo pensato con il mio collega naturalmente di creare un qualcosa che potesse in qualche maniera innalzare la massa critica e nel riuscire con un costo bassissimo a insegnarci qualcosa e quindi potesse trasmettere un qualcosa di più. Impariamo appunto, come dice, a salvare una vita tramite una bottiglia. Perché questo? Perché con l'utilizzo di questa bottiglia e con questo dispositivo che abbiamo creato, naturalmente totalmente stampato con una stampante 3D, abbiamo la possibilità di poter simulare quello che sono le compressioni toraciche esterne. Quindi l'app ci dirà come poter posizionare le mani, vado a spremere sulla bottiglia, vedete che c'è un pistoncino all'interno che praticamente si muove e torna indietro. Questo mi dà innanzitutto la possibilità di capire quanto sto comprimendo e quindi le linee guida ci dicono che devo abbassare il torace di una persona tra i 5 e i 6 cm e in più a livello diciamo così sonoro ho l'input se sono arrivato appunto ad una compressione corretta. Naturalmente il tutto, e ve lo spiegherà appunto il mio collega, è associato ad un'app che abbiamo creato. Nonostante tutto questo oggetto non ha niente all'interno di corrente, di batterie, di tecnologia, ha semplicemente roba meccanica, ma riesce a parlare tramite l'app, tramite dei dispositivi che tutti i nostri cellulari hanno. Il mio collega adesso vi farà vedere come. Allora, Pierluigi Zerbini, sono un informatico anch'io, questo per noi è un qualcosa in più oltre al lavoro, non lo facciamo di mestiere, è importante specificarlo. Allora, lei ci può spiegare come funziona questa app? Praticamente il massaggio cardiaco non è solamente compressione della bottiglia, ma è anche ritmo, il che significa che occorre qualche cosa che sia in grado di misurare la velocità con cui il massaggio viene eseguito. Abbiamo sviluppato un'app che praticamente è in grado di misurare questo ritmo. Noi avviciniamo la bottiglia all'app e praticamente l'app rileva il movimento del pistoncino e di conseguenza misura la frequenza col quale io sto effettuando il massaggio. L'app praticamente effettua un ciclo di 60 secondi e vede come siamo andati, se siamo andati bene, rimanendo nei parametri attesi per fare un buon massaggio cardiaco, ci farà vedere una faccetta che sorride, altrimenti una faccetta triste, e ci esorterà a riprovare. Il senso di questo sistema confrontato col manichino classico è che il manichino è un dispositivo che non è nella tua disponibilità personale, tu vai in un corso di formazione, lo usi, torni a casa e poi non ce l'hai più. Questo oggetto, che la cui produzione ha un costo bassissimo perché per noi produrlo in casa equivale a 93 centesimi. Dove si può acquistare? Ancora non si può acquistare perché è un'idea depositata che stiamo presentando in fiera per vedere il tipo di riscontro. Ovviamente ci muoviamo su due filoni distinti. Il primo è verificare se c'è qualche azienda disposta a metterci dei soldi e scalarlo a una produzione industriale. Il secondo filone, vista il costo molto basso di produzione, potrebbe essere di fornirlo, ma anche pro bono, a enti di formazione, parrocchie, palestre, che decidano di volerlo usare per fare formazione. Come è nata questa idea? L'idea nasce dal fatto che Luigi, l'altro componente del team, è un formatore proprio sulle manovre salvavita. Noi, come ho detto, siamo informatici. Io sono il classico cacciavitaro, quello che fa i programmi, scrive le applicazioni, quindi ci siamo uniti in questa cosa. È un'idea di prima della pandemia, quindi siamo rimasti bloccati per il tempo della pandemia e per presentarlo a questa... Ti siamo riusciti, quindi il discorso è proprio promuovere la cultura, poter innalzare un po', diciamo così, la sensibilità e far sì che ci siano molte più persone che almeno una volta abbiano provato a fare appunto un massaggio. Ti ripeto, non ci sostituiamo ai manichini esistenti, cerchiamo soltanto di dare un valore aggiunto su un qualcosa che potrebbe essere di uso e potrebbe essere diffuso in ampia scala e potrebbe trovarsi all'interno di ognuno di noi, in ogni casa praticamente, per far sì che tutti possano provare. Questa, diciamo, è la nostra idea. Allora, diamo anche qualche consiglio, come si effettua la manovra? Ah, naturalmente non ci sostituiamo perché ci sono dei corsi che varie associazioni appunto svolgono, che sono abilitativi e quindi danno anche delle certificazioni. Noi con questo oggetto, come dicevo, facciamo sì che ci sia la cognizione, perché ce lo spiegherà l'app, di poter abbassare il torace di un adulto di 5-6 cm, in più di mantenere una frequenza cardiaca, quindi di compressioni che vanno dai 100 ai 120 battiti al minuto, che appunto misura l'app. Quindi già con questi parametri noi abbiamo fatto i 4/3 di, diciamo così, della formazione. È normale che, come ho detto prima, non ci sostituiamo a quelli che sono i manichini professionali, è soltanto un voler divulgare la cultura nel saper fare il massaggio, di come posizionare le mani al centro di questo torace e come poter fare appunto un massaggio. Naturalmente dopo aver visto che la persona è incosciente e dopo aver chiamato il numero di emergenza urgenza, che questo rimane fondamentale naturalmente per chi ci sta ascoltando.
Marco Pascarella è responsabile dell'area elettronica del team H2 Pulito. Allora Marco, che cosa c'è qua davanti a noi intanto? Allora, questo è il nostro prototipo a idrogeno, Hydra Kronos, che abbiamo progettato interamente per partecipare alla competizione, come vedi dal logo sul fronte, sponsorizzata dalla Shell, che è la Shell Eco Marathon. Questa competizione non è la competizione tradizionale, perché è una competizione di consumi, ovvero non vince chi arriva prima, ma vince chi consuma meno nello stesso numero di giri, che è un po' la challenge, diciamo, del futuro. Quindi paradossalmente potrebbe vincere anche chi arriva ultimo? Assolutamente, si consuma molto meno degli altri. Poi non importa appunto il tempo, ma diciamo l'efficienza energetica. Abbiamo detto idrogeno? Idrogeno, precisamente. Nel retro c'è, vi è presente una fuel cell, adesso ovviamente è tutto nascosto. Quindi questa parte qua dietro, no? Esattamente, nella coda vi è presente una fuel cell che introduce sia l'idrogeno pressurizzato che l'ossigeno. Ah, da una classica presa d'aria. Atmosferico, esatto, che attraverso una reazione chimica che banalizziamo produce elettricità che alimenta il nostro motore brushless. E quindi dentro ci va il classico pilota con una cloche veramente anche qui futurista. Assolutamente, diciamo la nostra pilota è molto abile perché si deve comunque destreggiare in uno spazio stretto e pilotare comunque con molta destrezza, perché gli spazi sia di visione che di movimento sono molto esigui, diciamo, essendo un prototipo estremizzato per ottenere consumi bassi da record. Devo dire che mi rendo conto adesso che un vero e proprio seggiolino non c'è, quindi la pilota deve essere particolarmente abile. La gara inizia molto prima, diciamo così, deve entrare prima dentro. Precisamente. Nonostante tutto riesce a uscire completamente dal veicolo con il cupolino chiuso in 5 secondi e 8. Quindi soddisfiamo anche standard di sicurezza anche attraverso una serie di emergenze controllate dal nostro sistema elettronico. Quanti anni ci avete messo per realizzare questa meraviglia che abbiamo qua davanti? Allora, se parliamo di anno di produzione, uno. Anni di miglioramento, quanti vuoi, perché continuiamo a migliorarla, a diciamo limare dove possibile, continuiamo a progettare soprattutto nuovi pezzi, noi dell'area elettronica diciamo schede migliori, più performanti, che consumino sempre meno, rimanendo comunque nei nostri standard di qualità. Perché ricordiamolo, tu fai parte di un team universitario. Assolutamente, siamo tutti studenti, chi triennale, chi magistrale, che cerchiamo di unire, diciamo, dalla teoria che si studia a lezione, la pratica e un progetto che serva anche appunto ad un futuro, non solo da rimanere in stanza. Esattamente, questa resina a indurimento termico che soddisfa determinate specifiche sia di spessore che resistenza, quindi anche sicurezza. Quanto pesa e quanto va veloce questo missile dell'acqua? Allora, il peso è circa 41 kg. Per la velocità, diciamo, siamo vincolati sia dalla competizione che dal fatto che il circuito su cui partecipiamo, diciamo, simula un circuito cittadino. Quindi siamo sui 25-30 km all'ora come media, anche per avere dei consumi da record che, se vogliamo fare un parallelo con i litri di benzina, sono circa 3.000 km al litro. Salute. Quindi l'idrogeno può essere veramente la risposta all'inquinamento atmosferico e alla mobilità urbana? Assolutamente, almeno questa è la risposta che noi pensiamo di dare. Cosa c'è nello smartphone? È forse questa una delle domande che più ci incuriosisce di uno degli accessori ormai che teniamo sempre a portata, non solo di mano, ma veramente a prova, a portata di dito. Norma, allora, la domanda è facile. Cosa c'è nello smartphone? Allora, prima di tutto c'è il processore, che è il cervello dello smartphone, che ci permette di fare tutto quello che facciamo. Però
il cervello, come noi, non abbiamo solo il cervello, abbiamo le mani per toccare, gli occhi per guardare, e tutti i sensori fungono da occhi, mani, naso, bocca per il processore. Abbiamo tantissimi sensori, e uno dei più importanti è i sensori di prossimità. Perché sono importanti? I sensori di prossimità ci permettono di capire se abbiamo avvicinato lo smartphone al viso, e quindi dobbiamo disattivare per esempio il vocale da tutti. Esatto. Così o così. Esatto. All'orecchio. Esatto. Qual è quello che ti affascina di più invece? Quello più particolare? Quello più particolare? Che secondo te è sottovalutato, non si rende conto la sua importanza, no? Allora, secondo me quello sottovalutato è il giroscopio e l'accelerometro. Sono due sensori che vengono spesso usati insieme e sono essenziali per Google Maps. Mm-hmm. Perché ci danno l'esatta posizione del smartphone nello spazio, non tanto quanto alle coordinate, che quello lo fa il GPS, ma quanto a in che direzione stiamo andando, se stiamo prendendo la strada giusta. Perché quando il la GPS mappa si gira insieme, esatto, a noi, è merito di questi due. Esatto, che lavorano insieme, esatto, sì. Perché l'accelerometro ci dice in che posizione si trova il telefono, certo, mentre il giroscopio ci dice quanto stiamo girando il telefono, e quindi se stiamo girando velocemente o lentamente. E quindi noi riusciamo a vedere che strada stiamo percorrendo, se è quella giusta. Molto spesso oggi, in tempi di pandemia, si parla anche dell'importanza del saturimetro. Secondo te anche questo è un accessorio che troveremo sempre più, ad esempio, nei nostri orologi da polso e nei nostri telefoni? Sì, assolutamente sì. Allora, il saturimetro ha due LED. Uno rosso e uno infrarosso. Questo perché abbiamo due tipi di sangue, uno ossigenato e uno non ossigenato. Quello ossigenato è ricco di ossigeno e rende rosso il sangue, mentre quello non ossigenato è blu. Quindi, che cosa fa il saturimetro? Vede quanto rosso è stato assorbito da quello blu, perché ricordiamo che il colore che noi vediamo è quello che viene riflesso e non quello che viene assorbito. Quindi il colore rosso è assorbito dal sangue non ossigenato, mentre è riflesso dal sangue ossigenato. Quindi vediamo quanto è stato riflesso, quanto rosso è stato riflesso e quanto infrarosso è stato riflesso, facciamo la differenza e riusciamo a capire la portata totale del sangue e la portata del sangue ossigenato. Quindi è una semplice sottrazione che, esatto, fanno quei LED. Quanto, esatto, sangue, quanto ossigeno c'è da una parte e quanto è stato tolto dall'altra. Esattamente, esattamente. Per questo è un accessorio che secondo me troveremo sempre più spesso, perché è utile ed economico, perché i LED sono economici. Grazie Norma. Buonasera, sono Flavia Salomone, sono un'antropologa e collaboro con Officina Poggea ormai da un po' di anni. E l'altra? Io mi chiamo Costantina De Mitri, collaboro con Officina ormai dal 2009, quindi siamo ormai più di 10 anni, e facciamo laboratori nelle scuole. Portiamo il materiale didattico qualora la scuola non avesse la strumentazione o il materiale. Il sogno di ogni bambino in fondo è essere davanti a un tavolo con tutte queste provette, ampolline, ampollette, un becco Bunsen, insomma. Chi più ne ha più ne metta, e questo è un sogno possibile anche per i bambini delle scuole, vero? Assolutamente sì, Officina Poggeo ha un'esperienza ultra ventennale sul territorio e realizza esperienze, laboratori, mostre, giornate a tema, scientifiche a tema nelle scuole, ma non solo, collaboriamo con l'università, lavoriamo anche con varie istituzioni museali. I nostri laboratori a domicilio sono proprio
il, diciamo, un pochino il fiore all'occhiello che abbiamo. Noi portiamo le nostre esperienze che coprono tutti i programmi didattici, quindi di biologia, chimica, geologia, antropologia, astronomia e fisica, nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi dalle elementari alle superiori, e offriamo o la il nostro personale, quindi tutto il nostro staff va nelle scuole e realizza le esperienze, ovviamente facendo lavorare i ragazzi, oppure forniamo dei kit che di cui le scuole possono dotarsi per realizzare in autonomia le esperienze. Ecco, un menù a tutto tondo anche per i bambini davvero più irrequieti. Andiamo a dare un'occhiata qua, che cosa abbiamo qua davanti? Allora, questo è il materiale che avevamo preparato per fare quello che noi chiamiamo riconoscimento delle sostanze organiche. In pratica è un'analisi su un campione di latte per andare a ricercare le principali biomolecole che caratterizzano questo alimento fondamentale per i primi mesi di vita degli esseri umani. E quindi andiamo a riconoscere gli zuccheri, principalmente il lattosio, le proteine, principalmente le caseine, e i grassi. E come funziona? Si utilizzano, una parte di latte viene acidificato con acido acetico. In pratica è un processo molto simile a quello che si utilizza per fare i formaggi, cioè il latte viene acidificato. Qui, sì, questo è il latte acidificato con l'acido acetico, viene lasciato a riposo per una ventina di minuti, in seguito si filtra. Con l'acidificazione le proteine coagulano, quindi durante la filtrazione le proteine coagulate rimangono nel filtro, mentre la parte liquida, più acquosa del latte, quella che viene chiamata comunemente siero, si separa, e quindi sul siero andiamo a fare l'esperimento per ricercare il lattosio, lo zucchero, mentre sul coagulo, che è costituito principalmente da proteine e grassi, andiamo a fare l'analisi delle proteine con dei reattivi particolari. Nel caso delle proteine utilizziamo l'aninidrina, invece per l'analisi dei grassi si utilizza il permanganato di potassio. Durante l'esperimento si hanno delle variazioni cromatiche, per cui si hanno delle colorazioni sia del siero che del coagulo, che dimostrano che l'esperimento è positivo. Vediamolo allora insieme. Ok. Abbiamo la fortuna di vedere davvero un esperimento scientifico dal vivo, e questa per me è una delle soddisfazioni e dei sogni che avevo da bambino e posso mettere fatto sulla mia checklist da bambino. Facciamo l'analisi dei lipidi, che è quella un po' più veloce, perché l'analisi del lattosio e delle caseine richiede un riscaldamento in bagnomaria d'acqua calda, per cui insomma è un po' più lento il processo, ecco, diciamo così. Invece, per quanto riguarda il lattosio, si può fare il riconoscimento o sul latte intero, oppure prelevando una piccola porzione del coagulo. Ok, a cui viene aggiunto il permanganato di potassio. Sì, è un sale caratteristico, ha una colorazione violacea. Durante la reazione con i lipidi, il saggio risulta positivo qualora si ha una decolorazione completa del permanganato di potassio. Che nel caso del... che sbiadisce in termini... Sì, perde completamente la sua colorazione, e anche in questo caso possiamo vedere che il permanganato ha virato, quindi si ha un saggio positivo perché si ha una variazione cromatica del reagente di partenza. Signore, grazie, mi avete regalato davvero una di quelle esperienze che da bambino uno vorrebbe fare.
stand qui al Maker Faire che va nello spazio nel vero senso della parola, però piccolo piccolo, raccontaci bene perché. Sì, abbiamo sviluppato in casa, completamente in casa, un satellite di formato Pocket Cube, ovvero un cubo con lato da 5 cm. Questo è il satellite, dimensione reale. Può andare tranquillamente nello spazio? Questo può essere lanciato nello spazio, sì. E come funziona? Qual è il suo utilizzo? Allora, i satelliti così piccoli possono essere usati per piccoli esperimenti scientifici, quindi test di componenti elettronici nello spazio o misurazioni di vario genere, radiazioni, rilevazioni sul suolo terrestre. Il tutto viene trasmesso via radio, queste sono le antenne radio. Che sono pezzi sono di un righello? Sono pezzi di metro flessibile perché prima del lancio l'antenna deve rimanere chiusa, si apre solo dopo il lancio. E quindi quanto costa produrre un satellite del genere? Perché parliamo di un vero e proprio satellite. Esatto, allora, questo formato, a differenza dei CubeSat, che sono il formato un pochino più grande, il doppio più grande, completo con l'elettronica e tutto, secondo me tra i 500 e i 1000 euro potrebbe venire a costare, secondo me. Quindi con 1000 euro in teoria uno in un futuro potrebbe organizzare una spedizione del proprio satellite? No, può arrivare ad averne uno. Per il lancio, a seconda delle ditte di lanci spaziali, si arriva anche a 25.000 euro per il solo lancio. Come vi è venuta in mente quest'idea? Io da sempre, da autodidatta, traffico con i computer, schede elettroniche. Nel 2013 ho iniziato a stampare 3D e di lì in avanti mi è venuta l'idea di creare un satellite in casa. Ho iniziato a informarmi su internet, a vedere gli standard che esistevano, cos'era già stato lanciato, cosa no. E questo formato è un formato abbastanza nuovo, cioè di italiani che hanno lanciato un satellite così piccolo, formato Pocket Cube, ce n'è poche, soprattutto università. Io credo di essere forse l'unico privato ad averne sviluppato uno. Ma la base è stampata con una stampante 3D? Questa è solo una guida per tenerlo. All'interno ha una struttura che nei prototipi ho stampato 3D, ma nel satellite reale sarà in alluminio. E quanto ci vuole per realizzare un satellite fatto in casa, diciamo così? Fatto in casa, allora, io ci ho messo qualche anno perché sono partito, l'ho sviluppato imparando a farlo, cioè ho imparato a disegnare 3D, a disegnare le schede elettroniche, ho imparato facendolo. Però credo che in qualche mese, in un annetto, si riesca a fare. Questo viaggio nel futuro, un viaggio tra scienza, fantascienza e tecnologia. Grazie a te Lorenzo. Grazie a te Pina, cala veramente il sole e quindi anche il sipario su questa puntata di Telespiego. Grazie a Federica Ielli che voi non vedete ma è sempre dietro le quinte. Telespiego torna sempre qui su Cosa ne Italia TV. Alla prossima avventura insieme.